Ma nonno, ma tu te lo ricordi? Caio Gregorio, il guardiano del pretorio. Ragazzi, buon godo day e benvenuti, incredibile, nel primissimo episodio di Pillole del Nonno, l'unica serie incredibile. Sapete che quando dico incredibile più volte nella intro vuol dire che c'è qualcosa di godoso nell'aria, incredibile, dove parleremo di tematiche spicy, vintage, che hanno avuto un'importanza storica nella culture italiana e non di questo universo incredibile. E ad accompagnarmi ci sarà niente di meno che lui, il nonno di Papà Castoro, un personaggio del Godoverse fondamentale che avete imparato a conoscere per la sua potenza, perché nessuno deve essere mai colpito da questo pugnetto sbuoso, come direbbe lui, incredibile. Un personaggio pazzesco che ha una conoscenza del Godoverse e di questo universo a livelli assurdi. E quindi quando mi viene in mente quella domanda che, sai no, quando lavori al computer ti può venire in mente quel dubbio amletico incredibile, e quando quel dubbio mi assale, basta chiederlo alla conoscenza infinita di questo simpaticissimo nonnino di Papà Castoro, che vi ricordo che il suo vero nome è Shepard, niente proprio di meno che il generale dei guardiani dello spazio del Godoverse, e con la sua immensa cultura darà una risposta al mio dubbio amletico incredibile. E ovviamente inutile dirvi che questa è una delle due famosissime serie che sono mesi e mesi, se non un anno, che vi citavo, che avrei voluto iniziare almeno il primo episodio prima del secondo anniversario del canale. E sinceramente ci sto riuscendo, perché oggi riuscirò a registrare il primo episodio di questa serie e la prossima volta che vengo qui registrerò il primo episodio, se addirittura forse dovrei dire prologo più che il primo episodio, della serie con il King incredibile, che pure quello, ragazzi, mamma mia, il lavoro che c'è dietro a quella serie pazzesca e assurda. E dato che volevo rendere queste due serie un pochino più spicy, anche la serie del King avrà una intro che è inaspettata, e per dare quell'aroma di vintage un pochino più sus, ho detto, sai che ti dico, lo registro dalla parte della mia scrivania dove ho il mio vecchissimo computer che mi accompagna da anni incredibili, poverello, quando vuole funzionare mi vuole bene, è sempre bello, incredibile. E il dubbio amletico che mi è venuto oggi è: ma ve lo ricordate? Caio Gregorio è il guardiano del pretorio. Prima ovviamente di permettere al nonno di parlarci di questo personaggio incredibile che ci accompagnerà in questo episodio pazzesco e assurdo, concedetemi di fare almeno per rispetto una descrizione minuscola del fenomeno del carosello, che tranquilli sarà uno degli obiettivi del prossimo anno. Ci dedicherò un intero episodio delle quattro chiacchiere di Godo, quindi un bel episodio bello, lungo e corposo, dove parlerò molto più nel deep del fenomeno del carosello. Però permettetemi di dire alle persone che giustamente non conoscono il carosello incredibile, che cos'era il carosello? Il carosello è stato un programma televisivo pubblicitario italiano, ovviamente, andato in onda sul programma nazionale della RAI dal 3 febbraio del 1957 al 1 gennaio 1977. Veniva trasmesso tutti i giorni e furono trasmesse circa 7200 episodi di questo meraviglioso programma. E in cosa consisteva il carosello? Era un programma che si basava sull'unione di sketch rapidi, veloci, indolori e godosi, e l'unione dei corti pubblicitari animati, che erano questi minuscoli corti di massimo 2-3 minuti, che univano un cartone animato fatto apposta per quel prodotto, poi fare la pubblicità nel finale di quel tale prodotto. Come vedete, gira e rigira, io finisco sempre a parlare di mascotte, come ho fatto con loro nell'antishow, e continuo a parlarne anche in questo video incredibile, perché di fatto erano corti animati su delle mascotte fatte appositamente per quel prodotto, che attiravano il consumatore tramite il fatto che erano mascotte meravigliose, bellissime, disegnate con due righe, ma che avevano una personalità meglio di attori famosi, tra un po' incredibile, e nel finale ti proponevano sempre con la mascotte il prodotto incredibile. Questo perché per una legge che c'era all'epoca non era concesso fare la pubblicità all'interno di alcuno spettacolo televisivo serale e nemmeno prima di un intervallo di 90 secondi dall'inizio del medesimo. In questo modo loro riuscivano a fare questo escamotage e passare questa legge incredibile. Questi corti venivano realizzati con una professionalità incredibile, girati in pellicola in bianco e nero, impegnando ambienti e personaggi illustri dell'epoca, ma anche grandi registi. E questo programma
diventato parte storica incredibile della vita quotidiana degli italiani di allora. Potete chiederlo anche a qualsiasi persona che avete attorno, incredibile, a meno che non siete ragazzi giovincelli, incredibile, ma se gli nominate Carosello vi citeranno sicuramente o qualche canzoncina di qualche personaggio, o qualche personaggio stesso, o qualche pubblicità incredibile. Ma come vedete, ragazzi, è stato parte integrante, perché questo minestrone di bellezze incredibili univa tantissime cose. Univa ad esempio il fatto che rappresentasse un passaggio importante nell'economia dell'Italia di allora, il fatto che unisse la famiglia, perché era un programma che andava bene per grandi e piccini, e univa anche il fatto dell'italiano in sé, perché tu sapevi che a quell'ora c'era quel programma, tutti vedevano il Carosello perché era il programma più visto, incredibile, perché univa appunto corti animati, univa spettacoli incredibili. Però ripeto, mi mozzico la lingua e non continuo a parlare del Carosello, ragazzi, perché altrimenti questo video viene di 20 minuti e vi prometto che ne parlerò più nello specifico in un episodio delle 4 chiacchiere di Codo, che probabilmente registrò prossimo anno ormai, però sarà uno dei primi video che farò. Concludendo, prima di passare la linea a nonno, voglio rispondere a una domanda che probabilmente alcuni di voi si saranno chiedendo, tipo: ma come fai a parlare del Carosello visto la tua giovane età incredibile e non eri presente ad allora? Come hai fatto a vederti il Carosello? Ottima domanda. Dovete sapere che quando io ero un giovane bambino ricco di Godo, già da allora incredibile, andavo a casa dei miei nonni, il mio nonno mi faceva la battuta: vuoi vedere i cartoni animati? Io gli facevo: sì nonno, voglio vedere i cartoni animati. Mi metteva un canale che io non vi so dire che cazzo di canale fosse, era un canale sconosciuto. Grazie a quel canale sconosciuto mi sono fatto fin da piccolo un background di film di Totò, incredibili, grandi classici in bianco e nero, e tra le varie cose che facevano c'erano le repliche del Carosello. Ovvio, non mi sarò visto 7200 puntate incredibili, però ne sono viste veramente tante, e tuttora magari non mi ricordo il nome di alcuni personaggi, ma certi ritornelli, certi personaggi visivamente, se io li vedo dico: cavolo, quello è del Carosello. E uno di quelli che mi piaceva di più quando ovviamente appariva incredibile era proprio Caio Gregorio, il guardiano del pretorio, un po' perché sono di Roma e lui è di Roma, incredibile, ma soprattutto perché era un personaggio dannatamente adorabile. Ma di lui ve ne parlerà il nonnino di Papà Cassoro, incredibile. Spua, spua, ecco qua il nonnino che mi parlerà di Caio Gregorio, il guardiano del pretorio. Spua, sono Caio Gregorio, è stato una delle serie animate più lunghe andate in onda nel programma del Carosello tra il 1960 e il 1969. Guardiamo un'immagine di Caio Gregorio. Caio Gregorio è stato creato dai fratelli Gavioli con la voce romanesca di Alfredo Danti, che è anche lo sceneggiatore di tutte le storielle di Caio Gregorio. Spua, spua. Come potete vedere, Caio Gregorio è un personaggio piuttosto basso, con delle gambe un po' piccole, ma un grande naso e mani giganti. Da bravo romano porta con sé una lancia e uno scudo, e come lavoro si occupa proprio di fare il guardiano del pretorio, cosa che proprio non gli piace. Che cos'era il pretorio? Il pretorio, come potete vedere, era lo spazio centrale dell'accampamento romano, riservato al pretore o al comandante del campo, e lui, invece di andare a combattere, faceva il guardiano di questo luogo. Da una parte il nostro simpaticissimo Caio Gregorio vorrebbe dimostrare, tramite il suo bellissimo petto muscoloso, che lui potrebbe essere un grandissimo soldato di Roma, però quando poi gli dicono di andare in guerra, lui, come dire, e ce ne pensi, dice: ma quasi quasi mi finisco a far guardiano del pretorio, che sto tranquillo e non vado in guerra. Sbuva, sbuva. E le sue scenette, che di solito duravano massimo dai 2-3 minuti, il nostro Caio Gregorio istruiva anche i bambini, perché tramite le sue storielle, tutte in rima e ovviamente con dialetto romanesco, raccontava di personaggi storici, opere liriche e curiosità del mondo antico, e lui rappresentava la mascotte della Rodiatosh. Che cos'era la Rodiatosh? Era una azienda italiana del settore delle tecnofibre, e quindi si occupava di tessuti. Infatti alla fine dei suoi spettacolini faceva vedere la pubblicità proprio della Rodiatosh. Importante ricordare che è stato prodotto dalla casa di produzione Gamma Film, e nel 1970 Caio Gregorio viene sostituito dalla ragazza Terry, creata da Guido Crebò, che non è nient'altro che un alter ego del personaggio ancora più famoso di Valentina. Ma di queste cose ne parleremo in un altro episodio. Sbuoso, sbuoso. Ragazzi, con una semplicità incredibile vi ha descritto un personaggio pazzesco e assurdo, e tra l'altro, piccola chicca, se me lo ricordo, in editing probabilmente vi metterò delle immaginine sus accanto al nonno, così che la sua manina, quando indica, vicino a lui c'è qualche immagine di Caio Gregorio.
Ma giustamente, lo vogliamo vedere un po' questo Caio Gregorio in azione, ragazzi? Ci vediamo nella solita postazione e ci vediamo alcuni episodi di Caio Gregorio e Guardiano del Pretorio, perché ormai il mio cuore di Roma si sta espandendo sempre di più e mo voglio vedere un po' del mio amico Caio Gregorio. Quindi taglio incredibile e ci vediamo con Caio Gregorio e Guardiano del Pretorio. Eccoci qua nella solita postazione dei gameplay incredibili per vedere qualche episodio di Caio Gregorio in azione, ragazzi. Io vi giuro, ho rivisto i primi 10 secondi per vedere se l'audio funzionava, ragazzi. Mi è presa una botta al cuore di infanzia che torna incredibile, ragazzi. Com'è possibile che queste cose così semplici, perché sono disegni semplici, ragazzi, tra l'altro nonostante la semplicità, il messaggio che mandava, la morale, le animazioni, ragazzi, per me questa roba è incredibile. Quindi vi presento l'episodio dello sport di Caio Gregorio e il Guardiano del Pretorio. 3, 2, 1. So Caio Gregorio è il guardiano del pretorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardare. Dello sport prendi l'esempio. Ai miei tempi sommo tempio d'ogni sport era l'arena. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Dove l'arena nelle feste consentite assisteva alle partite. Dove chepe i gladiatori, assi, brocchi, bianchi o mori, per chi uscì voleva vivo risultava imperativo ben guardarsi e con rigore. Ragazzi, sì, mamma mia, il cucinatore ci cincischiava a centrocampo, che meraviglia, steso senza scampo dal mediano con la daga, che a sua volta via la paga dal terzino col forcone, che se non faceva attenzione ti finiva col cadere nella rete del portiere, senza dir che in conclusione era il leone bellissimo che arbitrando i litiganti se mangiava tutti quanti. Ma le cose sono cambiate. Ma la gente, se notate, nelle feste consentite vede ancora le partite. Dove che per i gladiatori, pur se detti calciatori, per chi uscire vuole vivo, ben guardare è imperativo e da tutti e quattro i lati. Senza dir che sopra i prati, dall'erboso e verde fondo, è ancora l'arbitro che in fondo... Ah, è corrotto l'audio, comunque ha fatto una battuta con l'arbitro e il leone, ovviamente. Ci sia lampante, ben guardare l'importante. E perciò ecco per cosa, anzi mo lo dico in prosa. Eccolo qua lo spot. Rodiatoce, ecco cosa guardare. Perché il marchio Scala d'Oro controlla... Ragazzi, la ma di che cosa stiamo parlando? Controllo sul tessuto. A parte il fatto della morale, che vabbè, ti paragona come il pubblico vedeva nel Colosseo, gladiatori, con leone, con il pubblico di allora che sai, no, col boom del calcio, no? E quindi c'è il paragone con leone, il calcio, i calciatori che erano come gladiatori, e vabbè. Io voglio farvi vedere un attimo il design di lui, ragazzi. Ragazzi, non è un disegno allucinante, ragazzi, di una semplicità imbarazzante. Cioè, guardate quanto è carino lo scudino, la lancia che è letteralmente una freccia del mouse allungata. Ma lui, guarda com'è espressivo con niente, ragazzi. Sì, è un nasone. E tra l'altro, piccola chicca, il fatto del petto grande, lui lo diceva, mi pare, pure in una frase sua, che c'aveva il petto grande per far vedere che era cazzuto, no? Poi ovviamente, come gli ha detto anche noi Papà Castoro, la persona che lo sta doppiando è incredibile, è perfetta, ragazzi, cioè ragazzi è incredibile. Tra l'altro vi metterò il link in descrizione della pagina con i video del carosello, se me lo ricordo, incredibile, però almeno altri due me li voglio vedere, ne cerco qualcuno a tema storico, incredibile. Secondo episodio che voglio vedere con voi è un episodio che parla di un personaggio storico. Ho trovato quello su Napoleone. Reggetevi forte e guardiamolo insieme. Caio Gregorio è il guardiano del pretorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardare. Prendi un po' Napoleone, un bel dì generalone, come è stato detto e scritto, arrivò fino in Egitto per far un po' di rodaggio all'esercito e al cariaggio. Vabbè, non ho parole. E tranquillo stava lì giusto verso il mezzodì al riparo della Sfinge per salvarsi la meninge, quando giunse il suo attendente che con aria indifferente mormorò: allora, generale, non vorrei aver visto male, ma lassù dalla mansarda c'è qualcuno che ci guarda. Bonaparte si infuriò. Brutanaia, ma lo solo ci ha detto se è memoria 20 secoli di storia. Guarda giù dalle piramidi e tirati i freschi clamidi sulla testa stempiatella, ripiò la pennichella. Ma se avesse ben guardato, forse avrebbe constatato che a guardarlo di lassù, con la storia c'era in più un agente del nemico, evitando il nostro amico, se guardava ben intesi, di buscarle dagli ingressi. Che spettacolo. Altro esempio è Serafino, un mio amico di Torino, che vedendo l'auto avanti segnalare a tutti quanti di voler svoltare a destra, se sporgeva un po' la testa e guardava attentamente, si accorgeva certamente, senza pur vedere la gonna, che al volante era una donna, e capiva a prima vista che voleva svoltare a sinistra. Quindi, amici, sia lampante,
Ragazzi, non ho altro da aggiungere. E perciò ecco per cosa. Anzi, mo lo dico in prosa. Una camicia, controllate che sia controllata dal marchio Scala d'Oro. Io, per carità, in questa sera non voglio farvi sentire vecchi, però voglio riportare alla vista di magari persone che non lo conoscono, perché magari, ripeto, tra di voi c'è gente che dice: ma chi cavolo è Caio Gregorio Guardia Pretoria? Che cos'è il Carosello Incredibile? Per carità, in questa serie non parlerò solo del Carosello, ci sono anche altri personaggi assurdi che sono esistiti anni e anni or sono, che conosco veramente in pochi, però vi prometto che molti personaggi del Carosello saranno in questa serie. Ragazzi, ve lo dico, ce ne sono veramente tanti che meritano di essere visti e un episodio ci deve essere dedicato a ognuno di loro. Questo è molto molto carino su Napoleone, ne voglio vedere un altro, incredibile, e poi ci salutiamo. Eccoci qua ragazzi, ho preso un episodio che si chiama Vacanze del 1969, così ne ho beccato uno dell'inizio, uno del mezzo e uno della fine. Ovviamente ce ne saranno una marea ragazzi di episodi, è difficile trovarli ma ce ne sono tanti, li trovate in giro su YouTube, incredibile, su dei forum sus che ringrazio di esistere, incredibile. Ok, vediamolo insieme, vai Caio Gregorio, vai Caio Gregorio e il guardiano del pretorio. Nella vita ognuno sa l'importante è ben guardato. Prendi esempio la vacanza. Ai miei tempi già era usanza di trascorrere l'estate sulle spiagge più quotate, sinonché per chi partiva solo in coppia o in comitiva essenziale risultava: guarda bene dove andava. Vabbè, a portare la famiglia sulle spiagge di Sicilia si rischiava, ben si vede, di incocciare in Archimede che provava specchio storico, e anziché, cari signori, di abbronzare il colorito, ci finire incenerito. Ragazzi, la semplicità. Preoccupandosi parecchio di rischiare un'insolazione, arrivò alla conclusione che benché non ci si bagna, fosse meglio la campagna, sinonché senza guardà, forse a causa dell'età, per le ferie andò a Pompei. E perciò, signori miei, anziché l'insolazione, ci si prese un'eruzione. Mo le cose sono cambiate, ma pur oggi nell'estate è importante ovunque vai ben guardare quel che fai, che altrimenti tra pensione, la casina, l'ombrellone, sdraio, seggiola, pattino, granitine, gelatino, qualche cinema sera, quattro salti alla balera, viaggio andato e ritorno, grene, tasse di soggiorno, pinne, maschere e vestiario, quando attinta l'inventario è la bile, in conclusione ad avere un'eruzione che pur quella di Pompei in confronto è da più. Quindi amici, sia lampante, ben guardare è l'importante. Ben guardare, valente, benissimo. Perciò ecco per cosa, anzi, mo lo dico in prosa, Scala d'Oro rodiatoce. È bellissimo per me la parte in cui ti fa vedere prima le cose nel passato, ai tempi suoi, e poi ti fa vedere com'è ai tempi suoi, che era lo specchio dell'Italia in quel periodo, ragazzi. Io veramente non ho parole, ragazzi, e con il cuore che mi scoppia, vi dico, taglio incredibile, ci rivediamo nella postazione di prima. E quindi ragazzi, da questo primo episodio di questo nuovo format vintage retro incredibile, con la partecipazione incredibile del nonno di Poa Castoro, incredibile, direi che questa puntata può finire qua, pazzesco e assurdo. Nel prossimo episodio vedremo altri personaggi incredibili, già ve lo dico, il Carosello sarà presente in molti altri episodi ragazzi, perché ci sono alcuni personaggi che meritano di essere riportati sotto la luce del godo incredibile. Oltre ovviamente al Carosello ci sono anche altre cose simpatiche che ho trovato e che voglio parlarne in qualche episodio incredibile. E quindi ragazzi, da nonno di Poa Castoro che adesso torna al lavoro a mettere in riga tutti quanti, perché non ubbidiscono a me ma almeno a noi ubbidiscono, incredibile. Detto questo ragazzi, che cosa con voi, e probabilmente ci vediamo nel primo episodio della serie del King, che probabilmente uscirà subito dopo questo video incredibile sul canale ragazzi. Cosa succederà in quel video pazzesco e assurdo? E quindi ragazzi, che cosa con voi, e ci vediamo alla prossima.